Benvenuti su Tourism Peschiera, la pagina di informazione turistica e di promozione della città. Oggi siamo nuovamente, perché già abbiamo fatto delle dirette su questo bastione, siamo quindi sul Querini, il bastione Querini. Vedete dalle tabelle, sono state appena cambiate tutte, perché chiaramente i segni del tempo e l'usura, anche toccare continuamente queste tabelle, le ha un po' scolorite, ma adesso sono tutte nuove. Siamo su questo bastione perché proviamo oggi a fare un racconto che serve per inquadrare una fetta, diciamo, di cinta bastionata che non esiste più. Non esiste più dai primi del Novecento, circa dal 1910, quando fu demolita volutamente per dare, come si diceva allora, aria alla città, aria nuova, per creare una nuova via di comunicazione che è l'ingresso alla città, che si trova costeggiando il porto centrale di Peschiera. E quindi dobbiamo cercare di inquadrare questa cinta bastionata. Non è semplice, ma ci proviamo. Allora, dobbiamo fare un piccolo sforzo di immaginazione. Se noi guardiamo questo plinto dietro di me, di marmo bianco, che sta proprio tra la fine del ponte San Giovanni e l'inizio, diciamo, della fondamenta che poi porta al porto, ecco, questo plinto, come vedete in questa foto dei primi del Novecento, da questo punto, guardando a nord, quindi guardando a lago, si vede appunto il camminamento verso il porto, che non esisteva, ma c'era questa cinta muraria bastionata con un bastione, diciamo, come estremità, e questo fungeva da porto. Allora quello era l'ingresso del porto di Peschiera, quello era l'ingresso dal 500, quando fu costruita la fortezza, dove si fermavano le imbarcazioni, dove arrivavano appunto le navi commerciali e anche quelle, diciamo, per il trasporto pubblico. Come vedete, da questo bastione si accedeva alla città. Adesso chiaramente questo bastione non esiste più, è stato completamente demolito. Vedete anche questa immagine, che proprio si vede la sezione distrutta di questo bastione. Una particolarità: se fossimo arrivati dal lago verso Peschiera, entrando dentro questo porto, avremmo visto una immagine, un'effigie marciana, ovvero il leone di San Marco. Questo leone di San Marco chiaramente è stato distrutto con la distruzione di questo bastione, ma è stato recuperato. È stato recuperato e collocato, come vedete in questa foto, all'ingresso del comune di Peschiera del Garda. Una particolarità, anche questa molto importante e interessante: il materiale lapideo con cui è stato costruito è bronzetto, una linea, una vena, diciamo, marmorea delle zone della Valpolicella, che non esiste più. Non esiste più, in quanto nel 2019, quando abbiamo cercato di ricostruire l'effigie marciana di Porta Verona, che vedete oggi, è un'effigie in marmo di circa 8-9 tonnellate, beh, cercando di recuperare i reperti originari, abbiamo analizzato tutti i vari resti lapidei dei leoni di San Marco di Peschiera. Beh, alla fine questo leone, ovvero quello che guardava lago e accoglieva coloro che entravano dal lago a Peschiera, beh, la qualità di questo marmo praticamente ormai non esiste più, è una vena esaurita, almeno quella originaria di questo leone. Oggi, come vedete, il molo, che si chiama Molo Italia, ha una forma chiaramente fatta apposta per poter dare spazio ad ormeggi di imbarcazioni e di navi, anche di grande entità. Vedete questa che trasporta i mezzi, quindi auto di Navigarda. Il molo è completamente aperto oggi, però è sempre bello ricordare quella che era Peschiera. Adesso vediamo questa parte completamente all'aria aperta, quindi con questa grandissima visuale e panorama del lago di Garda. Beh, facessimo un salto indietro di un secolo, avremmo visto completamente chiusa questa parte, proprio a testimoniare quella forza di protezione, di chiusura, come fosse una tenaglia che chiudeva il centro storico di Peschiera. Questa è un'altra storia, è un altro piccolo punto che vogliamo fornirvi per orientarsi nella storia quando si arriva a Peschiera del Garda. Quando si decide di fare una passeggiata in questa città, è bello guardarsi intorno e immaginare ciò che è stato, vedere il presente e immaginare come sarà in futuro questa città, che ha ancora tanto da dare, una città accogliente che vi aspetta, perché una passeggiata a Peschiera, come diciamo sempre, è come fare una passeggiata sulla storia. E quindi il panorama fantastico con cui chiuderemo questa diretta, diciamo, va a braccetto con una storia fantastica che è caratterizzante di Peschiera del Garda.
Quindi io vi saluto come sempre, viva Peschiera e viva il Lago di Garda, e vi lascio col panorama fantastico di questo inizio marzo di Peschiera e del Lago di Garda.